se la cava. La stagione è cominciata male. Qualche giorno dopo, due austriaci, Anger e Rainer, piantano la tenda alla Kleine Scheidegg. Sono alpinisti di provate capacità, soprattutto su roccia. Si distinguono in particolare per lo straordinario intuito nel trovare l'itinerario su complesse pareti verticali. Sanno quanto si è rivelata difficile la fascia rocciosa sotto il primo nevaio, quanto filo da torcere ha dato a Siedlmayr e Meringer, e ritengono che debba esserci modo di passare più a destra sulle strutture che in seguito diventeranno note come primo pilastro e pilastro fessurato, verso il liscio scudo verticale della inaccessibile Rutherford, parete rossa ma immensa muraglia che caratterizza la parte bassa della nord. Di là si dovrebbe attraversare di nuovo a sinistra verso il primo nevaio, ma questo è possibile. Lunedì 16 maggio, Anger e Rainer attaccano il nuovo itinerario. Come si presenta la parete quel giorno? Otmar Gurdner, grande alpinista svizzero e noto scrittore di cose di montagna, scrive l'8 luglio sullo Sport di Zurigo. Condizioni di tempo insolitamente variabili nelle scorse settimane hanno ritardato il consolidamento del manto nevoso, forti nevicate e giornate fredde hanno mantenuto la neve farinosa fino sotto i 2500 metri. Se si esaminano le condizioni della parete nord dell'Eiger, si è portati alla seguente conclusione. L'intera parete è pericolosamente soggetta alle cadute di ghiaccio, veri e propri torrenti piombano dall'alto e nella neve si vedono ovunque i buchi prodotti dalle scariche. La parete è al momento in condizioni terribili, a metà tra l'inverno e l'estate. Mentre scriviamo queste righe, la cordata Anger e Rainer procede secondo programma sulla mortale parete. L'ammonimento contenuto in queste righe viene da un grande esperto, ma Anger e Rainer non sono due suicidi. Anche loro sanno che il pericolo supera ogni forza e volontà umana. Aprono il nuovo itinerario fino ai piedi della Rutherford, dove bivaccano. L'indomani, il 7 luglio, tornano indietro.
Raggiungono la tenda, fradici e stremati, ma vivi. «Torneremo», dichiarano, «non appena le condizioni miglioreranno». I giornali fiutano imminenti notizie sensazionali. Ora che i tentativi di scalare la parete sono finiti sotto il riflettore dell'interesse pubblico, i lettori hanno il diritto di essere informati su tutto ciò che accade sulla parete dell'Eiger. Gli articoli sembrano dettati da uno stato maggiore in guerra, perfino nei titoli, che ripetono ossessivi. «In lotta con la parete dell'Eiger», «Acrobati sulla parete dell'Eiger», «Nuova vita sulla parete dell'Eiger», «Pausa nella battaglia dell'Eiger», «Assedio totale», «Respinto il primo attacco». Si arriva addirittura al gioco di parole fra Nordwand, parete nord, e Mordwand, parete assassina. La sciagura di Herbst e Teufel appare in molti giornali nella pagina «Incidenti e delitti». Non si contano i commenti sarcastici sull'alpinismo estremo e sul pubblico avido di spettacolo, ma c'è di che meravigliarsi se persone che nulla sanno di montagna arrivano a migliaia per provare il brivido dell'orrore dal comodo punto di osservazione di un cannocchiale puntato sull'Eiger. La parete nord è diventata un grandioso palcoscenico naturale. I giornali del 7 e 8 luglio riferiscono la notizia del felice ritorno di Rainer e Angerer con accenti di entusiasmo, ma ogni parola e ogni gesto dei due alpinisti vengono riportati e interpretati come conviene al momento. Gli alpinisti, dal canto loro, vogliono solo essere lasciati in pace e quando scoprono che ciò non è possibile si difendono a modo loro. Volano frasi altisonanti cui viene dato più peso che alle dichiarazioni di personaggi importanti. «Faremo un altro tentativo!» Che presunzione! Dopo un bivacco terribile che molte testate hanno descritto come una battaglia tra la vita e la morte. Ma i due rispondono sprezzanti. «Terribile? Ma no, solo un po' umido!» E siccome non sono uomini di mondo, ma ragazzi semplici, che non vadano a pesare ogni parola e non pensano che nella tensione del momento si dia immotivata enfasi a ciò che dicono o addirittura lo si travisi alla raffica di domande sul perché si siano buttati in quell'impresa, rispondono: «Dobbiamo salire la vostra parete per voi, visto che voi non siete in grado di farlo». Oppure, in tono con la loro irruente giovinezza e l'epoca a cui appartengono: «Avremo la parete, o la parete avrà noi». Thank you.
Queste risposte scatenano nuove tempeste. C'è per fortuna chi getta acqua sul fuoco, come un articolo del Burlingame. Chi abbia conosciuto questi simpatici e bravi ragazzi augura loro con tutto il cuore la felice riuscita dell'impresa che si prefiggono. Ma nello scherno, nelle dichiarazioni solenni, possono influire sugli eventi. Sabato 18 luglio, le cordate Angerer Rainer e Hinterstoisser Kurz attaccano la parete. Partono separate, ma si uniscono all'altezza del bivacco in precedenza occupato dai due austriaci. La corda non è più, per i quattro alpinisti, una semplice fune di canapa, ma una sorta di arteria vitale, quasi ad affermare: siamo uniti per la vita e per la morte. È un gesto di non comune ardimento, ma non certo sventato. I quattro superano la difficilissima fessura sotto la Rutheflow, poi Andreas Hinterstoisser riesce ad attraversare fino al primo nevaio, aiutandosi con una manovra di corda da manuale. Si tratta di una tecnica detta traversata alla corda, che era stata inventata e sperimentata già all'inizio del Novecento dal fortissimo Hans Dülfer. Con quella manovra aveva dimostrato che era possibile collegare tratti percorribili della parete sfruttando la corda per attraversare diagonalmente tratti impercorribili. Di quel sistema si diceva scherzando: si va finché si va, quando non si va più si fa la traversata e si va di nuovo. Hinterstoisser ricorre a questa manovra sulla parete del Liger. Ha trovato la chiave della salita. Quando tutti hanno effettuato la traversata, ritira la corda. È come se avesse buttato la chiave. Se dovessero tornare indietro, troverebbero la porta chiusa. Ma chi pensa a ritirarsi? Gli spettatori seguono i quattro con i binocoli e le critiche cedono a espressioni di ammirazione e stupore per la velocità e sicurezza con cui le due cordate attraversano il primo nevaio, passano oltre e raggiungono la barriera rocciosa fra questo e il secondo e il più grande nevaio. Dopo il tentativo di Sidelmeier e Meringer, tutti sanno quanto deve essere difficile quel tratto. Ma che accade ora? La cordata Rainer Angerer esita a seguire l'altra. Hinterstoisser e Kurz sono già quasi alle rocce, sopra la Rutheflow. Gli altri due restano fermi a lungo. Poi si intuisce che l'uno sorregge l'altro. Un incidente. Che cosa sia accaduto non si saprà mai con precisione. Ma a quanto pare Angerer è stato colpito da una pietra e Rainer lo soccorre. Poco dopo si vedono Hinterstoisser e Kurz calare una corda dal loro punto di sosta, che evidentemente si trova al riparo dalle scariche. Unendo le forze riescono a recuperare Angerer. Rainer segue rapido, senza usare la corda di soccorso. Il minuscolo nido, sospeso tra le rocce sopra la Rutheflow, diventa il loro primo bivacco. In un giorno sono saliti incredibilmente in alto. Hanno già percorso metà della parete. L'indomani, domenica 19 luglio, fin dal primo mattino una folla ancora più numerosa del giorno precedente si accalca attorno ai cannocchiali. I quattro lasciano il bivacco intorno alle 7. Ma come sta il ferito? Evidentemente meglio. Perché invece di scendere, i quattro ricominciano a salire. Si trovano ora sul gigantesco secondo nevaio, ma si muovono assai più lentamente del giorno prima. Cominciano a risentire la stanchezza o il ferito li rallenta. Perché non tornano indietro? Un fatto è certo. I quattro costituiscono a quel punto un unico gruppo. Kurz e Hinterstoisser, che sono di nuovo in testa, non pensano di abbandonare Rainer con il ferito. Gli austriaci dal canto loro non vogliono privare i compagni della possibilità di raggiungere la vetta. Restano insieme, anche se i primi due devono fermarsi spesso ad aspettare gli altri. Il tempo non è buono, ma neppure decisamente cattivo.
Per Liger le condizioni sono accettabili. Alla fine della giornata il gruppo raggiunge il terzo nevaio e si appresta a trascorrere la seconda notte alla ghiaccia, poco sotto il punto dove Sidelmeier e Meringer avevano stabilito il loro ultimo fatale bivacco. La giornata ha dato i suoi frutti, anche se non sono riusciti a guadagnare una quota che garantisca l'uscita in vetta all'indomani. Che notte li aspetta? In quali condizioni è Angerer? E gli altri tre? Gli spettatori giù a valle non possono rispondere. Tutti si ritirano per la notte, giornalisti, guide, alpinisti. Domani si vedrà. Lunedì 20 luglio non si vede movimento in parete fino alle 7. Il luogo del bivacco è piccolo, c'è malapena spazio per sedere. Sono ancora Kurz e Interstoisa a partire per primi sul ripido pendio di ghiaccio che porta al bivacco della morte. Mezz'ora dopo si fermano, gli altri non li seguono. Nessuno saprà mai che cosa si dicono i quattro lassù. Per la prima cordata si tratta di una decisione cruciale, e certo non facile. Per gli altri due però è questione di vita o di morte. È chiaro che Angerer non è in condizioni di proseguire. Si vedono i primi scendere al bivacco e la fermarsi alquanto. Poi tutti e quattro cominciano la ritirata. Un uomo conta più dell'ascensione di una parete. Se restano uniti, forse riusciranno a riportare indietro il ferito. Il gruppo attraversa il secondo nevaio relativamente in fretta, ma per scendere in corda doppia il salto di roccia sottostante e raggiungere il primo nevaio ci vogliono ore. Ancora una volta gli spettatori ammirano la sicurezza e la cautela con cui vengono eseguite le manovre. Il buio li coglie quando mettono piede sul primo nevaio e i quattro si dispongono a trascorrere la terza notte in parete nei pressi del secondo bivacco di Sidelmeier e Meringer. Non devono avere più un centimetro quadrato di tessuto asciutto addosso. Quel terzo bivacco li metterà a dura prova, ma tra di loro dovranno conservare le forze anche per il quarto. In una giornata hanno percorso solo circa 300 metri di discesa, ne restano ancora 900. Tuttavia, superate la traversata e la fessura